Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della 17ª settimana del tempo ordinario, oggi anche in memoria di Sant'Ignazio di Loyola. Bene, la prima lettura tratta dal libro del profeta Geremia, così come il brano del Vangelo, ci parlano la prima lettura di desolazione, la seconda lettura un po' di gioia. Lo stesso Ignazio, che aveva una vita un po' cavalleresca, poi ha incontrato il Signore. Cercava sempre il buon Dio, la volontà di Dio in ogni cosa e in ogni situazione, nella desolazione, nella consolazione, nelle gioie e nei dolori. E allora ecco perché Geremia, nella prima lettura, aveva tanto risposto con ardore, con slancio alla chiamata del Signore, però poi ne sente tutta la difficoltà, ne sente tutta l'amarezza, la desolazione del suo cuore. E il Signore gli dice: se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza, se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Il discernimento diventa il metro di misura, il trampolino di lancio per vivere tutto in maniera diversa e non farsi soccombere da una situazione che diventa sempre più, ecco, angosciante. Allora, la gioia di ritrovare il Signore, la gioia di saperlo incontrare in ogni situazione, così come il brano del Vangelo ci racconta che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Si trova, si vende tutto, pieno di gioia, si compra quel campo, vendere tutto per il Signore, come quella perla preziosa, vende tutti i suoi averi e la compra. Cosa è più prezioso per me e per te? Il Signore, trovare il Signore, essere compagni del Signore. Ecco perché Ignazio fonda la compagnia di Gesù, i famosi gesuiti. La compagnia, compagno viene proprio dal latino, colui che condivide il pane. Ecco allora essere compagni di Gesù, colui che condivide il pane della vita, l'Eucaristia, ovviamente tutto se stesso. E allora cosa ci vogliamo augurare? Di essere sempre compagni del Signore, in quel discernimento che è dono dello Spirito, da vivere nello Spirito e che ci aiuta a saper muoverci nei meandri delle situazioni che ci accadono. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Bene, buona e santa giornata a tutti quanti voi. Preghiamo oggi in maniera particolare per il Santo Padre, ecco lui gesuita, compagno, facente parte della compagnia di Gesù. E nello stesso tempo anche auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Ignazio. E ci vediamo domani per il nostro appuntamento.